Ed eccoci qua pronti per il game 2 tra Fnatic e Mad Lions. Fnatic che prendono in mano la prima partita. Mad Lions, o questa o sono fuori. Già, ultima chance per i Mad di accendere quel loro miracolo della Miracle Run e ripetere la performance dello Spring Split direttamente dal loser bracket dei groups fino a una finale vinta in maniera abbastanza inaspettata. Questa è l'ultima chance, questa adesso è veramente spalle al muro e si gioca del tutto per tutto. Fnatic ben contenti di essersi portati a casa non solo una prima partita, ma un'ottima prima partita, perché lo torniamo a ripetere, è stato veramente un bel game da parte dei Fnatic. Qua e là, certo, qualche spazio comunque ceduto ai Mad Lions. Non è stato un game che definirei uno stomp, o sicuramente non uno stomp totale, ma è stato una di quelle partite dove un lato di mappa dei Fnatic è riuscito perfettamente nel suo obiettivo, nel suo intento. Anzi, mi correggo subito, non era neanche l'obiettivo necessario di quella lane. Quando giochi un tank come Ornn contro un carry come Rumble, non lo stai facendo per impedire a Rumble di fare il suo lavoro, di scalare, di diventare forte. È semplicemente una piacevole conseguenza di un ottimo gioco. Ed è quello che è successo, appunto. Non c'era bisogno che Oscarino indovinasse la corsia, uccidesse diverse volte il Rumble, lo rendesse completamente inutile nel resto delle partite, nel resto dei teamfight. Perché comunque Ornn il suo lo fa. Ornn è un tank, a prescindere di come vanno lane, il suo lo riesce a fare. Il fatto che sia successo, però, ha chiuso la partita a doppia mandata direttamente a partita la corsia superiore. Nonostante una grande performance di Nisqy, che con la sua Ahri si è mantenuto deathless fino alla fine del game, fino all'ultima azione del game, e che poteva sperare di reggere un po' la squadra in piedi, non è bastato. Il resto del team purtroppo si è un po' sbriciolato attorno a quella mid lane. Tutto quell'impegno, no? Per avere un ottimo score, per riuscire a conquistare quel Mejai il prima possibile. Ma che prezzo! Io adesso mi aspetto effettivamente che i Fnatic riescano a bannare l'Ahri di Nisqy e che quindi vengano forzati pick diversi. Ho la sensazione che Rell in giungla per Lioia non sia stata una take così efficace per quanto riguarda la giocata di gruppo da parte dei Fnatic, dei Mad Lions, ma insomma, ci sono delle cose che funzionano sempre bene, come la sinergia tra Eyoya e Nisqy, quindi giungla e mid. Ma qua in questo momento c'è bisogno di mettere in comfort Chasey, cosa che hanno già provato a fare con il first pick di Rumble prima, ma evidentemente non è stata la mossa giusta. No, infatti, per quanto appunto il drafting dei Mad Lions si sia mantenuto abbastanza creativo in questa prima partita, con quel flex di Rell tenuto fino all'ultimo, cercare un pochino di lasciare all'oscuro i Fnatic, è stato uno di quei game che viene largamente più giocato sulla landa che in fase di draft, mi sento di dire. Nonostante i Mad Lions avessero ottenuto diverse cose per loro abbastanza preferenziali, abbastanza ricercate, l'efficacia, poi la risoluzione, il gioco giocato non ha dato loro particolar credito. E oltretutto lascia un po' anche, diciamo, a deludere quel povero Rumble che dopo le due grandi partite che ci aveva mostrato Doamne con il suo di Rumble nella prima serie degli Excel di questo group stage, dopo essersi visto poi bannato in un'enormità delle altre partite di questa fase di campionato, tornando sulla landa in mano accesi, non lascia una bella impressione. Mad Lions che oltretutto scelgono di rimanere dal red side in questa draft, vediamo se e dove ci saranno quindi degli adattamenti. Siamo in draft, siamo nella seconda draft di questa Best of 3, forse l'ultima se i Fnatic performano così come hanno performato nella partita precedente. Vediamo subito Rakan, Ivern, LeBlanc, fin qua tutto regolare, ma voglio vedere che cosa arriva dal lato Fnatic. Mi piacerebbe vedere che si mettesse in difficoltà un po' di più Nisqy. Nell'ultima partita, gli ultimi due ban erano stati Tristana e Kai'Sa, sono i due tiratori che mancano all'appello dei ban per mantenerli esattamente identici. Vediamo se i Fnatic vorranno magari andare a giocarsi un piccolo scambio di quei campioni. Ci stanno pensando abbastanza su quest'ultimo ban, ma alla fine mantengono la Kai'Sa. Il guanto di sfida viene quindi posto ai Mad Lions. Sarà quella Tristana? No. Tolgono Xayah dalle mani di Noah, così da cercare di forzare il tiratore dei Fnatic in una posizione forse un po' più scomoda, un po' meno sicura. L'abbiamo sottolineato l'altra parte che la botlane dei Fnatic è stata quella un pochino meno brillante nella scorsa partita, quindi forse i Mad Lions sperano di poter far leva proprio su quel lato di mappa per esporre una piccola debolezza.
Uguali? Uguali a prima? Mad Lions? Ok. Dopo aver visto il Jace, in realtà neanche mi dispiace troppo vedere questa stessa rotazione, anche perché consideri che hai sempre potenziale di flexare quella rel, di portarla questa volta in botlane invece che giungla, e porti magari un jungler più aggressivo, più proattivo, che possa aiutare un po' di più le sue corsie nelle prime fasi di gioco. E oltretutto non c'è fretta, a quanto pare, di andare verso quella Tristana, da un lato e dall'altro, sia perché i Fnatic sembrano prediligere Jace per Humanoid come midlaner AD, sia perché i Mad Lions, ovviamente, vedendo quel Jace, non hanno paura di vedersela fregata. Infatti, guarda, già c'è il cambiamento abbastanza netto di una Vi, adesso piccata alta dai Mad Lions prima di scendere nella seconda fase, che quindi rompe il flex di Rell, che sarà in mano a Illisang, ma evita che i Fnatic vadano ancora una volta a raddoppiare di ban sulla giungla, come era stato nel game 1. E rompiamo intanto quel potenziale flex di Rell con Vi per Eloya, uno dei suoi pick più performanti assieme a Sejuani, Lee Sin. Era da un po' che non la vedevamo, comunque spesso bannata anche nel game di prima. Eccolo là il ban di Ahri che mi aspettavo di vedere. Confermano tutta la formazione Fnatic, molto coraggiosi. Vediamo Brom eliminato dall'altra parte per scongiurare un'altra combo Xayah Brom con il ban appunto della tiratrice nella fase precedente, quindi si costringerà ad andare su un altro pick, come dicevi prima. Le opzioni che vediamo con Noah solitamente sono Aphelios, oppure abbiamo visto un Lucian di recente, ma non ha performato bene. Non è stato proprio il più indicato, sì, il più ricercato. Potremmo tornare a Aphelios, è stato un po' il suo pick storico della regular season. Chiaramente, cambiando un po' il meta, vendendo sempre meno enchanter, sempre più tank support, è anche un pochino più difficile piazzare lo slot giusto per questi hyper carry sulla corsia inferiore. Infatti, dovremmo vedere un po' come viene adattata la cosa. Il ban di Tristana arriva da parte dei Fnatic, perché effettivamente sono i Mad quelli che necessitano ancora del mid laner. Ma facendo così si va a escludere la possibilità della Tristana. Ti piace proprio Tristana di carry? Questo l'avevamo intuito ed è assolutamente legittimo, visto lo stato della cannoniera, si può dire, di appunto di questa piccola Yordle che giova di statistiche veramente vantaggiose. Noah ci potrebbe mostrare un nuovo pick, sembra voglia andare su Jinx, che verrà confermata proprio adesso. Jinx confermata, quindi vai comunque a ricercare un hyper carry, solamente non la Aphelios. Jinx un po' più tradizionalmente un bel campione da cercare di giocare per avvantaggiarsi del range rispetto alla Aphelios, con quel Fishbone sai tanto potenziale offensivo. Thresh sarebbe un interessante pick qua per Nisqy. Offri protezione al tuo hyper carry, un po' comunque di potenziale di peeling, di engage con i suoi controlli, grab, spazzata, eccetera. Bel lock, mi piace la direzione presa qua dalla bot lane dei Fnatic, ma i Mad Lions allo stesso modo accendono i fornelli. Io so che questo sarà un game da guardare con gli occhi puntati con la corsia, sulla corsia inferiore, perché quella è una bot lane aggressiva da parte dei Mad Lions. Quella è una bot lane che si basa su tanti metalli, uno di questi è la ferromanzia di Rell, un altro invece sono i proiettili di Samira. E so che Etrurian vorrà aspettarsi grandi supreme, e chi sa, chi non sa, scoprirà questo game di che cosa parlo. Chiusa la draft, chiuse le possibilità di vedere altri flex come anticipavamo prima. Coach Mac stringe appunto il pugno a Nightshare e il coaching staff dei Fnatic si preparano ora i giocatori a sfidarsi per quello che potrebbe essere l'ultimo game dei Mad Lions. Eh sì, ricordiamo, ultima speranza per i Mad per tenere in piedi il loro percorso all'interno del Summer Split. Lo ricordo ancora una volta perché è comunque un nuovo formato di quest'anno di LEC e non è particolarmente intuitivo, lo so, bisogna farci l'abitudine. Le Season Finals
il bracket di torneo in best of 5 dove si deciderà l'accesso al mondiale non sono i playoff del Summer Split, non sono legati in alcun modo al Summer Split. Certo, ci si qualifica il vincitore del Summer Split insieme al vincitore degli altri due split, più le squadre che nel corso di tutti e tre gli split riescono ad accumulare più championship points. Ma anche se i Mad Lions qua oggi perdono questa partita, finiscono fuori dal Summer Split, non possono più puntare alla coppa, al trofeo del Summer Split, li vedremo tornare a giocare nella Season Finals in virtù di campioni dello Spring Split per portarsi a casa il trofeo dell'anno di LEC del 2023 e soprattutto per cercare di qualificarsi al mondiale. Siamo in game 2 della best of 3 tra Fnatic e Mad Lions per uscire dal loser bracket e per vedere chi riuscirà ad andare nella fase successiva. Fnatic subito intercettati subito in questo modo, ma non vengono colti così impreparati, subito disingaggiano. No, subito appunto un bel incontro. Allora parliamo un pochino anche di cosa è cambiato nelle composizioni delle squadre, perché alla fine abbiamo composizioni molto simili per certi aspetti, no? Abbiamo sempre per i Mad Lions quel Rumble top lane, quella Rell, anche se non più in jungle adesso in posizione di supporto. Rell, Samira, ovviamente partiamo da lì, una bot lane molto aggressiva, con tanto potenziale di combo, di controlli, una volta che entrambi hanno le loro supreme, cercare di dominare il teamfight bloccando gli avversari e facendo sparare Samira a tutto spiano, è una fortissima combinazione, una fortissima strategia. Con Thalia sulla corsia centrale hai un forte potenziale di roaming, soprattutto raggiunto quel livello 6, e puoi andare a cercarti interventi, assistenze anche sul resto della mappa, grazie al muro della tessitrice. Oltretutto, Thalia si combina molto bene con Vi, come molto spesso vediamo tanti campioni, no? Che possono beneficiare da una ulti di Vi che tiene immobilizzato un bersaglio su una singola posizione. Per Thalia è molto facile concatenare la spinta sismica per estendere, diciamo, la combo e il danno ulteriore. L'unica cosa che potresti peccare un pochino con quella Thalia in mid lane è un danno magico un pochino più contenuto, ed è per questo che a sto giro c'è bisogno che quel Rumble in top lane, quel Chasey, abbia una buona partita. Non deve assolutamente ripetersi l'occasione del game. Vediamo in top lane dalla minimappa che Rumble è molto pushato in avanti nella corsia, non vedo l'ora di vedere quello che sta succedendo, ma avremo modo di intercettarlo a breve. Il fatto che Chasey abbia la stessa corsia in top lane, lo stesso matchup, ci aspettiamo che sia molto più resiliente, molto più savio di quello che abbiamo visto prima e che non vengano commessi gli stessi errori, ma questo lo sapremo solamente col tempo. Intanto Ilioia in corsia inferiore, come anche Razork, per magari prendere vicinanza con la corsia, mentre Trimby prova ad aspettare qualche passo falso avversario. Anche perché su quella top lane, una cosa che ho notato, Chasey è andato per una diversa runa, questa volta alla cometa arcana. Nella partita precedente, se non sbaglio, si era presentato con il primo attacco. E anche solo appunto per concentrarsi su una laning phase un po' più fastidiosa. Occhio botte. Sentenza di morte, Razork va in flash su Illisang e fa prendere a Jinx la first blood. Ottima mossa. Fnatic partono con una prima uccisione, un buon intervento di Razork, un po' 4-4 in silenzio su quella bot lane, fuori dalla visione avversaria. Prima kill imboccato a Noah, una Jinx che parte con quei 400 gold bonus, dà subito il via al suo potenziale di scaling. Nello scontro diretto appunto con una Samira, che vuole giocare molto sull'early game, sullo snowball, sulle prime power spike, direi che è abbastanza importante. Lisango continua a rommare molto ampiamente, corsia superiore, Chasey contro Oscarinin, override per Rumble, quindi non può continuare la sua offensiva verso Horn. Ma in questo caso vediamo che il grande movimento di Lisango crea molte opportunità, dà molte informazioni, Humanoid gli fa brutto dicendo «Ah, non mi spaventi», ma torna adesso verso la corsia inferiore, perché per quanto la solo exp a Samira aiuti, aiuterà ancora di più riuscire a gestire quel first blood su Jinx, a meno che non venga spottata prima da Thresh. Le solo lane dei Mad Lions stanno andando abbastanza meglio in questa partita. I due support qua si incrociano. Nascondino. Con tutte le informazioni necessarie, Trimby invece no, mancando un po' questa consapevolezza. Questo potrebbe effettivamente finire per esporre Noah. Noah è in una posizione abbastanza comoda sotto la sua torre, è difficile aggredirlo a questo punto della partita.
Potrebbero tentare magari un'aggressiva in corsia centrale, ma vediamo che Trimby e Razork adesso si coordinano per andare ben oltre. Umanoid è intercettato da Niski e i suoi controlli, ma comunque il DPS arriva, ma nel campo dei Lamabecchi. Non riesce a pensare aggressione. Un altro bel intervento. No, sulla bot lane. È un bait! Un immediato 180 di Illisang. Tira le redini del cavallo. Si volta. Un bel grab di Trimby, ma non riusciranno a concretizzare. Razork si è già allontanato. Bravi Fnatic nel continuare a proporre queste azioni dove appunto si nascondono le vicinanze, cercano di baitare l'aggressione avversaria e poi colpire con il vantaggio numerico. Non si fanno fregare facilmente stavolta i Mad. Fnatic hanno sempre leggero controllo con leggero vantaggio monetario partendo proprio da quella corsia inferiore, ma è un game già più combattuto questo, già più litigato partendo proprio da quella top lane dove Chasey stavolta non si è fatto fregare nella laning phase. D'altra parte, come puoi battere i Fnatic nel gioco dei Bash? Non, cioè, per definizione non puoi, vietato. Se riesci a superare gli inventori del Fnatic Bash, hai raggiunto un altro livello di gioco. Ma in tutto ciò vediamo che Chasey riesce a tornare un po' più in qua mentalmente, riuscendo a gestire meglio sicuramente alla fase di corsia. Se pensiamo nella partita precedente a questo timing, un minuto in avanti c'erano già state le prime due uccisioni per Oscarinin, quindi diciamo che la partita ha preso sicuramente una piega iniziale molto più sensata per i Mad Lions. Molto più tranquilli, molto più in attesa di ancora cosa succederà più avanti nella partita. E i Fnatic hanno rispecchiato un po' questa identità, no? Con Humanoid che ha startato di mietitore, Noah che ha acquistato mietitore sul suo primo recall. Razor qua. Ottima opportunità per falso. L'ingaggio, fermati e arrenditi per Vi, e Illisang prende la kill. Fuori gioco comunque il jungler dei Mad Lions, e questo permette ai Mad di accedere senza problemi al drago. Un bel intervento, alla fine sì, Razor leggermente mal posizionato, Niski che lo coglie appena con l'estremo della sua spinta sismica, ma tanto basta per garantire quei controlli e quei danni per portarsi a casa la prima uccisione. Trimby anche avvicinandosi in presenza, cercando di lanciare la lanterna dal suo alleato, la Zork era bloccata in una catena di controlli praticamente infinita e condannato a morte certa. Lo vediamo ancora una volta in questo replay, proprio sottolineare quanto estremo sia stato il knockback. Razor che aveva già mezzo piede fuori dall'abilità, ma Illisang segue bene con la catena di controlli, la ulti di Vi a seguire. Insomma, un grande dispiego di forze per i Mad Lions, per carità, ma ben usate se ti portano a casa uccisioni, supporto, assist. Purtroppo la kill in tasca Illisang non ha valore quanto in tasca ad altri, ma è già un piccolo passo avanti. I Mad stanno tenendo meglio questo early game. 1-1, palla al centro, sicuramente una prima uccisione su Jinx fa molto più di una su Rell, ma in questo momento basta e avanza. Sappiamo che arriveranno anche le schermaglie per la AD carry dei Mad Lions, e in tutto ciò anche Niski lo stiamo vedendo molto più tranquillo nella fase di corsia, senza cercare necessariamente le 2v1 con l'assist di Eglioia, mentre cercano di più gli obiettivi. E questi sono dei Mad Lions che vediamo concentrati molto di più rispetto alla partita di prima. Sì, assolutamente. Più focus, vediamo adesso. Per più aggressione, stavolta bel dodge di Razork. Razork stava raggiungendo Illisang appunto con il radicamento al suolo, ma Illisang è riuscito a liberarsene giusto in tempo, mentre Jinx approfitta della solo lane per prendere non solo placcature ma anche tanta esperienza, cosa che le tornerà sicuramente utile visto che stiamo assistendo ad un'esatta parità da parte dei due carry. Con tutto questo roaming di Trimby e Illisang, Noah e Karzi stanno giocando un pochino sulla stretta di mano, cosa che in realtà i Fnatic va benissimo, perché appunto Samira ha quell'altissimo potenziale di minaccia sul livello 6 con la Suprema, ma non ce l'ha da sola, ha bisogno del supporto di Rell, di un support, dei controlli, di engage. Non può generarsi da sola queste condizioni di aggressione, perché per Noah alla fine è abbastanza semplice, soprattutto con un campione dal range così ampio come Jinx, tenere le distanze e non esporsi, non permettere alla di carry avversario di trovare quella finestra d'opportunità.
E quindi questo sta lasciando una botlane che poteva cercare di essere una kill lane a livello 6, le sta lasciando scalare liberamente. La Lia entra di Suprema, voleva probabilmente intercettare Razork, ma non arriva in tempo. Oh. Lacrime per il red buff, perché chiaramente Noah se lo conquista con un super mega razzo della morte finalizzato esattamente a quello. Penso che in questo caso qualsiasi jungler di qualsiasi solo Q sarebbe stato tiltato fino all'impossibile, ma questo è un altro discorso. Messaggero della Landa in tasca degli Oya, vedremo dove lo porrà. Costruita molto bene da parte di Fnatic l'azione su quel red buff, perché appunto Razork appena vede gli avversari che stanno arrivando a minacciarlo si porta subito fuori pericolo e lancia quel sapling, e gli Oya giustamente dice: io non colpisco sto red buff finché il sapling lo sta danneggiando, mica voglio rischiare che il danno del sapling finisca per lastittare il red buff. Allora, mentre è lì fermo che aspetta che il sapling smetta di fare danno, no, spara il razzo, si prende il buff per sé, ringrazia molto il jungler avversario per il pull e continua sulla sua laning phase. Tranquillissimo, primo oggetto chiuso per Noah e ha ancora il mietitore da completare. 102 minion di farm, leggermente sotto Karzi, ma poco importa perché soltanto a causa dell'andirivieni, diciamo, delle ondate. Ma Jinx è in traiettoria di scaling molto tranquillo. Sì, sì, Jinx sta entrando nella modalità... il meme del cagnolino con il muso lungo, no? Che dice "Let me do it for you". Esattamente, esattamente questo. Lascia fare a Noah. Un po' più di pressione si sente sicuramente da quella top lane, dove Chase stavolta almeno sta riuscendo a raccogliere oggetti senza venire ripetutamente bastonato e gappato dal top lane dell'avversario. Oscarini però chiusa quella maschera dell'abisso, vediamo... sta risentendo molto poco adesso dei tentativi di aggressione, dei tentativi di danno. Bel però dispiego di forze dei med qua sulla mid lane. Humanoid è molto a rischio. Con la Suprema addirittura flash Humanoid inutilmente, perché quella è un dive a 4. Chasey prende la sua prima kill e ora il messaggero della Landa è lì. Yeah, e sarà rapidamente utilizzato sulla mid lane. Non forse per completare la presa della struttura, ma almeno per conquistarne qualche placcatura. Anche se sembrava che i Mad Lions stessero pensando forse ad un dive anche più prolungato. Un flash di Humanoid qua forse più istintivo che meditato, visto che sì, poteva sperare con un flash di allontanarsi sufficientemente da Niski, così che il ferma di arrenditi degli Oya lo mantenesse bloccato in una posizione dove poi non era possibile per Niski seguire, ma non è riuscito a creare una sufficiente distanza. Quindi... alla fine la catena di controlli è comunque arrivata per i med, l'uccisione è seguita senza troppa fatica. I Fnatic soffrono quella morte, soffrono le capocciate, soffrono anche la presa di questo secondo drago. I med, partendo con due draghi a zero e con anche un leggerissimo vantaggio monetario, sembra per la prima volta nella serie, stanno iniziando a mettere un po' un piede nella porta di questa serie. Mad Lions che pareggiano la quantità di oro con i Fnatic, con però questa volta due draghi in più. E vediamo che quando i Fnatic, come dicevamo prima, prendono posizione e vantaggio sugli obiettivi, questo li mette in un ottimo spot. Impossibile ma vero, è una cosa che potrebbe sembrare banale, ma abbiamo visto la partita prima come i Fnatic stessero gestendo la partita con estrema tranquillità, proprio anche grazie a questa opportunità. Peccato per l'intercettazione del recall di Samira, ma Humanoid qua inizia ad avere danni, ha chiuso la Draktar e adesso sta andando verso il prossimo item. Vediamo quella lacrima della Dea che andrà a chiudersi ben presto e quel Kal ancora da far fruttare. Già, manca ancora la vendita per, diciamo, renderlo un investimento del tutto positivo, no? Invece ha già staccato e venduto il suo per avere, oltre al primo oggetto, anche questa MC Spada. Abbiamo una prima spike per praticamente tutti i giocatori, salvo i supporti. Maschera dell'abisso e abbraccio demoniaco per Oscarini e Razork. Ilissang si è preso una bella vagonata di danni qua. Non riusciranno a chiudere e a concludere l'uccisione i Fnatic, però questo è il support dei med che deve un po' abbandonare la zona per il futuro prossimo. Purtroppo appunto non c'è un obiettivo in cui convertire questa aggressione fin da subito. Il drago è già stato conquistato e il messaggero è ancora 30 secondi dallo spawn e oltretutto sull'altro lato di mano. Ma anche dal lato dei Mad Lions abbiamo appunto diverse spike interessanti. C'è quella mannaia oscura per Edioia, che rende minacciosa non soltanto quella vai, ma amplifica anche il danno di Samira nel fight sull'armatura ridotta degli avversari, soprattutto di fronte a quel tank di Ornn nella top lane di Fnatic.
Abbiamo l'abbraccio demoniaco per Chasey e la Liandry per Niske, comunque la doppia maschera per le doppie bruciature. Karzy è andato per una tempesta impetuosa con Samira, quindi un oggetto mitico comunque da crit, da critico, per avere anche quello scattino per riposizionarsi, che può essere valido sia difensivamente per evitare magari un grab di Thresh o una ulti di Ornn, anche offensivamente per cercare quell'ulteriore dashin magari dopo aver decimato la barra degli HP degli avversari con la Suprema e trovare l'uccisione, andare quindi a resettare e continuare sul fight, che non è da ignorare. La Gale Force, la tempesta impetuosa, ha ricevuto un buff durante il rework degli oggetti sul suo potenziale di execute, di danno su bersagli a bassa vita. Ed eccoli qua i Mad Lions, sempre concentrati sull'obiettivo. Secondo messaggero della Landa disponibile e si portano appunto i Mad a prendere priorità su di esso. In solo lo farà Elioia, non disturbato nemmeno dai Fnatic che si trovano dalla parte opposta di mappa in zona per rubargli la giungla e approfittare dell'assenza del jungler. Dei Mad Lions riescono a farlo, double buff per Razork e questo significherebbe anche prima torre per gli Humanoid. Buon trade. Una torre che riporta i Fnatic più convincentemente in controllo monetario della partita. Il game appunto si sta evolvendo in una traiettoria abbastanza lenta. Sarà accelerato, ma non molto, dalla pressione di quei draghi infernali che i Fnatic dovranno arrivare a contestare per evitare l'acquisizione di una rapida anima per i Mad Lions. Però è un game che piano piano porterà comunque i propri protagonisti a raggiungere quelle spike più inoltrate. Oscarini adesso a rischio. Oscarini prova la Suprema, ma sono in tre ad aiutarlo. Niski prende la kill. Superman grato della morte a vuoto, ma questa è la vendetta dei Mad Lions. Buon mind reset, oserei dire anche. Cioè, una buona aggressione. Razor che cerca un po' almeno di infastidire, interrompere il recall, e con buon successo. Quella Suprema comunque impedisce la ritirata di Elioia, di Chasey molto rapidamente, e permette agli Umanoid di conquistarsi addirittura una torre interna in bot lane, mantenendo ancora quindi quasi lo stesso vantaggio economico, anzi se non più grande, rendendo l'intera azione un netto positivo monetariamente per i Fnatic, nonostante abbiano perso il loro top laner. Oscarin oltretutto sta andando verso un oggetto mitico da supporto con quella nuova componente che, figurati se mi ricordo come si chiama. E piano piano, sì, anche le spike appunto, come dicevo prima, più inoltrate, più avanzate, più pericolose, si stanno iniziando a manifestare. Humanoid ha quella mana moon, deve solo aspettare di finire di staccarla. Noah, che lo vede ormai da un bel po' di tempo con solo quella MC spada alimentare, immagino sia molto vicino ad un secondo oggetto. E anche Karzy, in realtà, le componenti per il Collector sono quasi tutte lì, quindi non dovrebbero far troppa fatica i due AD carry ad arrivare al loro secondo oggetto. Collector che per un periodo è stato particolarmente bullizzato come un item non worth a tutti gli effetti, ok, diciamolo. Adesso però, nelle ultime patch, ha ripreso un po' di dignità. Sì, sicuramente. Più forza, più valore per l'oggetto e molto più efficace, soprattutto nel contesto di un AD carry così aggressivo, così sparato come Samira. Vediamo adesso che prendono priorità. Mad Lions iniziano il primo drago, ma Fnatic subito pronti a rispondere. Jinx un po' nelle retrovie. Elioia potrebbe cercare il flank assieme a Lilisang, oppure addirittura l'entrata tramite bulbo esplosivo, privandone questa a Fnatic. Intercettati, ma non mollano la presa. Humanoid addirittura toglie il bulbo. Sentenza di morte con scatola e zap zap. Guarda però quanto rischia, ancora vivo ma per poco, con la stasi nel frattempo di Noah per rimanere vivo. Elioia il primo a cadere, forzano il fight e Karzy prende la kill. Arriva quasi il grilletto, ma non ci sarà la possibilità. Double kill per double kill e vediamo se i danni ora ci saranno, ma sembrano difficilissima di arrivare. Arriva la kill e Niske ancora vivo, double kill per Humanoid e arriva anche Chasey a riuscire a fare l'opportunità di questa partita. Double kill anche per Niski. Ora si va direttamente sulla torre. Lasciate stare il drago, Niski, pusha! Che caos di team fight! Assolutamente fuori di testa questa schermaglia. I Mad Lions ha un soffio da un fight ancora più efficace, l'hai detto, perché con quella Samira veramente ad un passo da poter scatenare la Suprema. Era un attimo bellissimo il grab di Trimby per aprire le danze. Elioia però reagisce all'istante e con la sua Suprema interrompe anche la martellata di Humanoid, che l'avrebbe ucciso, mettendo al contempo Noah in una pessima posizione. Karzy appunto proprio con quella Gale Force riesce a dare il colpo di grazia scattando in avanti la di carry avversario,
Rimby ha trovato veramente dei bellissimi uncini, ma purtroppo... Oh, yes. Purtroppo non è bastato per il danno distribuito invece dai due solo laner dei Mad Lions. Niski e Chasey hanno fatto il devasto in questa schermaglia. E Noah, nonostante una bellissima stasi, non è riuscito a riposizionarsi difensivamente in tempo. Ed ha quindi contribuito molto poco all'aggressione del proprio team. Quindi ci sono lati da ripulire per entrambe le squadre. Entrambi i team hanno avuto qualcosa che non è andato come volevano. Entrambi i team hanno un tetto più alto di quello che abbiamo appena visto. Mad però adesso sono sul drago. Fnatic devono arrivare a disturbarli. Presa della natura che però non connette abbastanza. Due persone sbalzate invece dall'evocazione del dio della forgia. C'è Issy, pochissimi HP, Lissang ancora pronto a difendere, ma non può addentrarsi più di così. Ferromanzia va con la suprema. Riescono i Fnatic a prendergli il drago. E ora si fighta di nuovo. Livellatore missilistico. Cadono le vite dei Mad Lions. Come cade anche la taglia sulla testa di Samira. Rumble però si sta facendo redimere comunque, senza la possibilità di farsi prendere. Con tutta questa difficoltà, quadra kill nel frattempo, Humanoid con questo Jace riconfermato. Humanoid sta facendo un gran bel game. Game 1 è stato un po' strozzato nell'early game, ma comunque abbiamo visto molto partecipe. Game 2 sta facendo il devasto. Karzi purtroppo qua l'aveva utilizzato con la lama turbinante per bloccare la suprema di Maokai invece di quella di Ornn. La ritengo un po' una mancanza. Purtroppo anche quando Ilioia si lancia su Noah dopo aver trovato il bersaglio e Karzi cerca di seguirlo al volo, l'ingresso di Humanoid, la martellata che fin da subito pone fine alla vita alla di carry avversario, ancora una volta blocca le speranze dei Mad di poter snowballare. La strategia dei Mad è chiara e la stanno cercando di mettere in atto ad ogni occasione. Cercare il controllo su Jinx, su quella per carry, lanciandoci vai sopra, seguire con tutto ciò che si ha, con Samira che si butta dentro, Talia che cerca di mettere dentro il danno, ma quel Jace purtroppo finora è troppo trascurato, troppo poco indiziato speciale per le attenzioni dei Mad Lions, e in quell'ultimo fight si è sentita una quadra kill assolutamente letale. Adesso tre oggetti interi per Humanoid, con anche quel rancore di Cyrilla. E ora sì che si ragiona Fnatic, quel Jace adesso diventa il centro del mirino dei Mad Lions, perché per quanto tu dall'altro lato abbia un buon Rumble, una buona Talia e sia in arrivo anche una buona Samira, quella quadra kill non puoi cancellarla dalla memoria del game. E adesso ragionare comunque su obiettivi. Razor che Ilioia? Bonjour? Lo incontro tra i due e Ilioia decide di allontanarsi, ma Razor lo trova. E questo potrebbe essere guai per il jungler dei Mad. Niski mette il muro, cerca comunque di poter mettere in salvo il suo jungler, ma lo allontana addirittura dalla possibilità di redenzione. Non... Ah, bravo ad evitare lo zap zap, però potrebbe non succedere la stessa cosa. La gittata non lo aiuta, no. Arriva la Jinx e Humanoid mette un'altra stack sulla sua serie. Un flash che non fa altro che posticipare un po' l'inevitabile. E i Fnatic comunque marciano su quel baro, hanno eliminato il jungler avversario, vediamo se almeno il tempo è bastato per permettere Mad di riposizionarsi a favore. Sono in 4v5 però. Ci si avvicina, non basta ancora la presenza, vediamo che Ilioia non è disponibile, non ha modo di avvicinarvisi, 13 secondi, dovrebbero provare a farglielo droppare. Il liberatore di missilistico con la suprema di Lissang, in questo momento arriva il grilletto infernale, ma che viene subito disarmato da Humanoid. Shutdown nel frattempo, i Fnatic potrebbero ancora sopravvivere, ma guarda che pochi HP che hanno. Niski. Questa cosa condanna totalmente i Fnatic, Trimby l'ha letteralmente intata in questo modo, non allontanando l'avversario, ma portandolo verso il loro obiettivo. E i Mad Lions vincono il fight. Wow, che fight. Niski, istinto veramente omicida, ma non con la ulti di Kai'Sa. Flashare avanti, davanti ad un Thresh che sta caricando il grab, andare proprio a chiamare il bluff, a forzare la mano avversaria. Bar di HP bassissime per i Fnatic dopo l'intervento. Qua la cosa che ha dato il via al fight per i Mad Lions è stato il tentacolo del Baron, che ha lanciato in aria Jinx e ha permesso a Samira di avere quell'ingresso diretto su di lei. Purtroppo Karzi appunto con questa suprema non riesce ad eliminare Noah in tempo, però i danni su tutti i giocatori dei Fnatic sono sufficientemente pesanti. Adesso guardate, appunto saranno forse 1000 HP complessivi. Niski, quel flash avanti bellissimo, e poi da un target all'altro in maniera quasi neanche senza sforzarsi. Wow,
un grandissimo teamfight di Nischi e anche Chase, sottolineiamolo. Comunque i danni di quel Rumble si sono sentiti. Molto importante per Mad riuscire a portarsi a casa un fight lì davanti a un Baron che i Fnatic stavano minacciando in vantaggio numerico. E Baron che adesso è stato preso dai Mad. Partita capovolta con questa singolazione. E ricordiamo il tutto senza jungler. Erano 4v5 i Mad Lions. Ora, nulla togliere a degli Oya, ma questa azione vale molto di più di una presa del barone normale. Perché guardate cosa sono riusciti a fare, guardate quel atteggiamento da malato di League of Legends che è stato quello di Nischi, flash in avanti, che appunto pensi, sì ok, flasha il grab così non viene preso. La verità è che Trimmy ha abilitato a sua volta questa azione e Razork nel frattempo è in vena di fare beneficenza, ok? Razork lontanissimo dal resto della squadra, qua trovato in una posizione molto scomoda, passo falso, una morte che fortunatamente non dovrebbe condurre a molto altro. C'è il drago, sì, e i Mad potranno raccogliere per ottenere il soul point, non sembra essere comunque un obiettivo facilmente contestabile anche prima della morte di Razork. Vediamo se i Fnatic vogliono cercare di fare una stessa mossa. Praticamente in tranquillità, non hanno nemmeno bisogno dell'AD carry Mad Lions per questo obiettivo, che nel frattempo continua a pushare la corsia centrale. I Fnatic dispersi in tutta la mappa per gestire questo pushing lo devono assolutamente allontanare per evitare ulteriori pressioni e adesso concentrarsi sui prossimi obiettivi. Vediamo che il prossimo drago 4.47, barone ancora disponibile come buff per i Mad. Qua la strada è lunga, Fnatic. La strada è ancora un po' lunga, sì. Il soul point adesso minaccia ancora di più. I Mad hanno leggermente consolidato il loro vantaggio monetario. C'è bisogno di sfruttare quel Chase. C'è bisogno di sfruttare il potenziale di quel Chase. Quasi 4 oggetti per Humanoid. Bisogna continuare a spingere. Bisogna continuare a far danno e sfruttare il range. Questa è Shockpast, la gittata, che non diano il tempo ai Mad Lions di attivare la loro composizione da full engage. È un fight che si inclina notevolmente di difficoltà e di pericolo quando i Mad riescono a premere il grilletto, non solamente infernale, ma proprio qualsiasi grilletto. Quando parte la ulti di Elioia, quando iniziano a partire i controlli, quando Illisang cerca quegli engage, giocare con il range che i Fnatic hanno a loro disposizione è non importante, di più. Devono assicurarsi che buona parte del fight venga giocata prima ancora che i Mad partano con il loro di fight. E questa cosa sono riusciti a farla molto bene i Fnatic nel game prima. Qua ci sono delle variabili diverse, ma cosa li trattiene ancora? Mi domando, da fare questa azione come quella che abbiamo visto fare per Humanoid. Servono danni. Servono i danni. Serve farli sentire. Serve trovare i giusti bersagli. Bravo, Yone, proprio così. Continua a parlare? Ti sta aiutando questa cosa? Queste Shock Blast possono risolvere molte strettoie in cui Fnatic si stanno trovando. E mi piace molto l'adattamento, anche banalmente solo di build, di Oscarini. Ricordi nel game precedente l'abbiamo visto un Ornn molto tradizionale, monotank, frontliner, a questo giro Maschera Solari dell'Abisso, certo, ancora una volta, per fronteggiare i danni di Rumble, i danni di Thalia, che sono la maggior parte dei danni della composizione dei Mad. Solari, il Locket, per aggiungere scudi, proteggere ulteriormente Noah dal forte potenziale di dive della comp dei Mad. Redenzione, per aggiungere anche quelle guarigioni. L'obiettivo dei Fnatic, se i Fnatic riescono a assorbire un full engage dei Mad Lions e Noah è ancora in piedi, quando la polvere si posa per terra, è fatta. Ma questo è un passo falso notevole, Humanoid. E questo deve riuscire. Humanoid regala praticamente quello che era uno shutdown, nel senso, mi sembra che avesse la taglia, vado a memoria, ma in questo caso quel poco vantaggio che i Fnatic potevano avere, ora si è a 37 secondi di cooldown. Noah non sta riuscendo ad entrare in partita, è all'inizio ancora di quello che sarà il suo terzo oggetto. La strada è ancora lunga, non in senso buono, perché siamo a 29 minuti di partita. Se è lunga adesso, direi che si parla di 40 minuti nel momento in cui Fnatic riescono magari a spikeare extra.
Ma finché ci sono errori grossolani come quello di lasciare Humanoid, che è l'unico elemento che al momento scarica danni da parte dei Fnatic, in corsia centrale, da solo, letteralmente alla portata, alla casi exportata. C'è da dire che, appunto, era una morte quella non particolarmente punibile. Nel senso, sì, hanno perso Humanoid, ma non c'era nessun altro obiettivo in cui convertire quell'uccisione, quindi il vantaggio numerico per i Med ha fatto poco. E hanno impegnato un teletrasporto per farlo, quindi per qualche minuto ancora i Fnatic avranno un vantaggio di TP, non che possano particolarmente sfruttarlo, perché c'è bisogno che Oscarinin resti con il resto della squadra, però riduce un po' il potenziale di aggressione globale dei Med. Questi sono danni importanti. Questi. I Fnatic devono continuare a tenere la pressione alta, a non lasciar respirare i Mad Lions. Humanoid ha raccolto così tante risorse dall'early game, 4 interi oggetti più un cronografo per il suo Jace. Noah con questa Jinx solamente ancora 2 oggetti e mezzo. C'è bisogno di far scalare ancora questa Jinx, ma finché i Fnatic riescono ad anticipare teamfight con del buon poke e forzare i Mad Lions a entrare in questi teamfight con percentuale della loro balla della vita mancante, questo è quello che conta. È come se i Fnatic stessero aspettando lo spike. Gli Oia della Jinx. Addirittura riescono ad intercettarla, gli Oia in stasi, per forza necessaria, presa della natura, inchiodato al terreno. Humanoid prende la kill, l'avrei voluto vedere su Noah sinceramente, ma prendiamo e portiamo a casa il Lee Sang letteralmente confinato alla giungla avversaria. Sì, stanno cercando informazioni, adesso hanno visto Rell. Acesi e distante, potrebbe utilizzare il livellatore se solo ce l'avesse. Una decima kill per Humanoid, letteralmente. Quello che però era successo ai Mad Lions anche lo scorso match. Vediamo se riusciranno a invertire la rotta questa volta. Oscarinin sta creando l'opportunità, sta entrando in, è in forma S. Guardiamo la Suprema che non è ancora utilizzata, ed eccola che arriva lo shutdown. Però subito dopo, Chasey in God Mode. Vediamo con quella sentenza di morte un altro shutdown. Fnatic, letteralmente Humanoid driven in tutti i modi. Nischi da solo che doggia quella esplosione nucleare che sarebbe arrivata a pelo anche in questo modo. Nischi da solo, veramente one man army eroico in questa azione. Nischi si era teletrasportato sulla bot lane per cercare di andare incontro ai suoi compagni tutta quella lunga strada, quella lunga distanza. Adesso però è tornato e gli Oia e i Med possono minacciare questo drago, il loro drago dell'anima, ricordiamo, sì. Sono in due. Humanoid ha il teletrasporto però, sta arrivando dalla base, sta teletrasportando in mid lane, è un po' lontano. Potrebbe essere un problema questo. C'è anche Ilisang, vediamo se potrà dare una mano, gli HP non sono clementi, potrebbero essere costretti i Med, okay, infatti, a prendere e le cedere questo drago. Vediamo anche l'ultimate di Horner, gli Oia flasha via, si allontana col bulbo esplosivo e tolgono visione. Questi Fnatic prendono un altro drago, ma impegnano così tante supreme. Eh sì, io sto aspettando che la telecamera passi su Humanoid per vedere quanto AD ha adesso questo Jace. Jace ha completato la sua build, un angelo custode, 2 stack di drago infernale per i Fnatic. Piano piano anche loro stanno accrescendo quella minaccia elementale, stanno scalando sempre di più. Abbiamo visto i danni di Humanoid e sono assolutamente spaventosi in quegli ultimi teamfight. Nischi però veramente eroica, da solo contro 3, a sparare sassi, a doggiare shock blast, a mantenere in piedi la speranza dei Med di non crollare in quel teamfight, non lasciare un drago semplice e poi magari anche un push sulle corsie, ma attendere sempre di più. Anche Trimby adesso, non soltanto con il suo locket, ma la sua versione potenziata, il, si chiama il reliquiario dell'alba dorata, l'ho già potenziata, non ricordo. E mio Dio, bravo Karzi. Bravo Karzi ad assorbire quelle shock blast perché ce n'è bisogno. Il cooldown di Humanoid sono arrivati tanto, tanto bassi che riesce a sparare 2 shock blast con lo stesso cancello. Il potenziale di poke di questo Jace è fuori di testa. 12-4 lo score di Humanoid in questa partita. E si va sul Baron. Ci sta provando veramente forte Humanoid e lo stiamo vedendo. Fnatic che iniziano il barone. Mad Lions provano ad andare a rispondervi, ma la presa della natura li allontana. Meno di 1000 HP, arriva il barone. Nischi con il muro della tessitrice prova a chiudere i cancelli, ma non c'è verso ora. Anzi, intercettato addirittura da Horn. Oscarinin, grande visione d'insieme. Ritirata totale, sì. Oscarinin a cercare un po' di
tenere informazioni con il primo utilizzo della Suprema e poi ricastarlo trasversalmente per impedire ai Mad di chiudere qualsiasi idea di tenaglia, di riunirsi con il loro mid laner, forzano l'azione ad essere resettata. E adesso si torna sulla mappa. Barone per i Fnatic. Due draghi infernali per i Fnatic. Guarda questo grafico della gold grid mai alzata, più di 3500 gold tra le due squadre. Un Andriviani continuo che adesso finalmente è ritornato in mano ai Fnatic. Full build per Jayce. 3 oggetti e mezzo per Jinx. 4 oggetti e mezzo per Samira, per Karzi. 4 oggetti e un cronografo per Nisqy. Samira ha un angelo custode, oltretutto grab di Trimby su Rell, importantissimo. Ah, questo è Luke della morte, Illisang ci prova con la ferromanzia, ma purtroppo quel che è fatto e Noah prende una nuova uccisione. Nisqy e Gioia devono allontanarsi, ma Gioia viene preso dalla radice di Maokai e Razork va in, cerca di creare opportunità e Gioia si allontana con la stasi già utilizzata e purtroppo cede un'altra kill alla tiratrice dei Fnatic. Questo inizia a complicare un po' le cose. Decisamente, decisamente. Mad Lions scoperti su questo fight. Il grab di Trimby che apre le danze, un uomo in meno. E poi Illioia e Nisqy, con Nisqy che oltretutto si fa riparare da Illioia su quella suprema di Maokai, ma poi viene comunque colpito dal root di una radice vicina. E adesso sono Nisqy, Karzi e Chase, i 3 damage dealer della squadra, da soli di fronte a 5 giocatori dei Fnatic con il Baron, a dover salvare la base con il miracolo. Un stasi immediata di Chase dopo il TP. Trimby minacciava un flash grab. Inhibitor preso, è tornato Illisang. I Fnatic allentano la presa, un altro grab di Trimby. No, di nuovo Illisang. Questa è la giocata che non serviva, assolutamente. Dopo la telestasi di Chase in base, praticamente arriva poi la morte di Illisang. Stanno rimanendo, il Yoi è respawnato, ma è comunque un vantaggio numerico che i Fnatic vogliono provare a spingere sulla sola mid lane con i minion potenziati dal Baron. Vogliono provare tutto per tutto. Sì, sì, sì. Arriva la prima torre al Nexus, cade, esplode piano piano anche la seconda. Non hanno modo ancora di rispondere, vogliono fare un all-in. Nel frattempo vanno subito su Noah, cercano le backline, cercano Jinx. Karzi però non riesce ancora ad andare in. Procca subito l'angelo custode, Humanoid ha troppi danni. Questo potrebbe essere lo showdown che cercavano. Chase ha pochissimi HP, non fa tempo ad arrivare in base. E così forse neanche Nisqy. Quella tripla uccisione, Humanoid! Follia da parte di questi Fnatic che vogliono far finire la serie. E la faranno finire con questa velocità. La quadra! Arriva la penta! Arriva la penta su Chase! Non questa cosa! 800 gol di shutdown! Ma signore e signori, Fnatic 2-0! Portano a casa la vittoria di questa best of three. Mad Lions fuori. E non si può dire che non se la sarebbe meritata. Non si può dire che non se la sarebbe meritata. L'aspettavo. Quanto ha fatto? Qualcosa tipo 14, 15, 16 uccisioni in totale. Humanoid fuori di testa, vicino alle 20 forse addirittura. Fuori di testa il Jayce di Humanoid in questa partita decisiva. Per confermare la vittoria, confermare il 2-0, sbalzare fuori dal Summer Split, lo ricordo, i campioni in carica dell'LEC. Mad Lions hanno alzato il trofeo nello Spring Split, sono costretti a posarlo, a cederlo di nuovo. Solamente a un passo dalla conclusione del group stage, prima ancora di poterci gustare una best of five nell'aria estiva di questo Summer Split. Gran partita però, gran serie da parte dei Fnatic. Una serie che ancora, per carità, non riflette discretamente l'impatto dei Fnatic della regular season. Non mi sento di dire ancora che abbiamo avuto quei Fnatic, quella bellezza dei Fnatic, ma abbiamo visto delle individualità splendenti in queste due partite. Un game 1 di Oscarinin travolgente, un game 2 di Humanoid spettacolare. Un Humanoid che in questo 2023 così tante volte era stato criticato, era stato additato come una delle cause della mancata performance di questi Fnatic, e che in questo game ha avuto uno showing maiuscolo, veramente maiuscolo. Sto guardando Oscarin come se fosse faticoso, no? Strappargli un sorriso, come per lui fosse
Another day in the office, vediamo Trimby pronto per l'intervista. E che dire, Fnatic stanno riprendendo la loro forma, stanno riprendendosi quello che ci aspettavamo sarebbe successo e forse l'inizio della Miracle Run. Purtroppo l'avventura dei Mad Lions and Summer Split finisce qua, ma come ho detto, come abbiamo detto già molte volte in questa serie, non vi preoccupate, li vedremo comunque tra qualche settimana nella Season Finals. Ci sarà tempo. Sentiamo invece cosa ha da dirci Rimby dopo questa vittoria. Voglio un po' emozioni, veloce, felicità, tristezza. Solo sollevato, sicuramente. Però sono molto contento, soprattutto la seconda partita, a prescindere di come abbiamo giocato, quanto ci vuole per portarsi a casa la vittoria. Adesso chiaramente sono molto, sì, molto contento come andate le cose, ma abbiamo un'altra serie domani. Sono contento, direi, di come sono riuscito a giocare meglio nella seconda partita, diciamo, che nella prima. Sono riuscito ad essere un pochino più consistente nella seconda partita, quindi ne vado fiero. Rispetto alla scorsa settimana, cosa pensi sia cambiato? Che sia atmosfera di squadra o preparazione? Non abbiamo avuto la miglior preparazione, diciamo, tra le settimane. Avevamo trovato, direi, una buona, decente lettura sul meta, ma abbiamo giocato diversamente, stavolta individualmente come squadra, rispetto alla serie contro gli SK. Sento che non stessimo giocando come eravamo abituati a giocare dalla regular split. Non dico che siamo tornati, non dico che siamo perfetti adesso, ma c'è ancora sicuramente molta strada da fare. Ma sicuramente è stato un bel miglioramento. La nostra pratica, il nostro allenamento ha sicuramente ripagato. Hai parlato un po' appunto delle sfide con i cambiamenti del meta. Voglio chiederti, sei in questo ambiente da così tanto tempo? Hai affrontato una squadra con una losing streak molto grande? Cosa pensi che stia succedendo dal tuo punto di vista con i Mad Lions? Direi che cambia molto da squadra a squadra. Non so veramente come siano come team. Storicamente hanno sempre avuto un ambiente di squadra molto bello. Forse in questo periodo non è efficace come lo era un tempo. Non posso veramente commentare, non conosco la zona. Il formato attuale è sicuramente difficile, complesso, richiede molta energia, molta pressione. E se funziona, se riesci a farlo funzionare, ti può motivare, ma altrimenti no. A proposito di motivazione, tornerete a sfidare gli SK. Voglio farti un reminder. I Fnatic non hanno mai battuto gli SK quest'anno. Avete perso la best of 3, ne giocherete un'altra contro di loro. Pensi che sarà diverso stavolta? E come? Penso di sì, penso che stavolta sarà diversa. Penso che siamo più preparati questa volta, sappiamo meglio come vogliamo giocare. Abbiamo mostrato che ci sappiamo adattare a come le persone vogliono draftare e giocare. Anche loro sicuramente saranno confidenti, saranno fiduciosi, ma se riusciamo a fare quello per cui ci siamo preparati, penso che sarà una bella serie, sicuramente. Quindi sei convinto per domani? Sei confidente? Assolutamente. Bene, complimenti per la vittoria e ci vedremo domani, Trimby. Questo è quanto per l'intervista con Trimby. Bravi, bravi Fnatic, soprattutto per il momento di difficoltà in cui li abbiamo visti. A metà del game la partita sembrava parecchio, e lo vediamo dal fight, lo vediamo dal gold a favore dei Mad Lions. Però poi c'è stato quell'errore, quei pick fuori posizione che non hanno fatto altro che catalizzare un vantaggio latente. Era lì, pronte ad aspettare i Fnatic. Quelli sono 52.000 e mezzo danni di Jayce in 37 minuti di gioco. Salute. Quello è un bello starnuto di danno da parte di Humanoid. E in questa seconda partita, appunto, è stato il protagonista, ma senza neanche troppi. Voglio assolutamente spezzare
tante tante lance nei confronti anche degli altri giocatori. Trimby l'abbiamo visto con dei grab importantissimi, delle giocate molto importanti nei team fight. Ma come ho detto, questa è stata una serie ancora molto dettata forse sulle individualità dei Fnatic. Il game 1 di Oscarinin, il game 2 di Humanoid. L'ha detto anche Trimby, stiamo giocando meglio individualmente, stiamo riuscendo a capire meglio come vogliamo giocare in questo nuovo meta e adattandoci allo stile di draft e di gioco che vogliono proporre gli avversari. Ma ancora c'è spazio per migliorare, perché si è visto, i Fnatic del regular season erano più completi, erano comunque più efficaci, erano comunque più a 360 gradi anche banalmente di questi. Questi hanno mostrato tante potenzialità, ma non diciamo in una varietà così larga come quelli che abbiamo conosciuto. Questa performance, a quella che vedremo domani contro gli SK, spero che ci possa essere ancora un gradino di step up, perché potrebbe essere necessario. Anche perché se i Fnatic mirano proprio a non solo la finale, ma a fare un passo dopo l'altro, dopo l'altro, dopo l'altro, li porti a salire di qualità, poi i team contro cui vai a confrontarti sono un po' più diversi dei Mad Lions, quindi bisogna puntare in alto, la posta in gioco è alta e a questo punto, in questo caso vorrei sottolineare, abbiamo visto dei Fnatic recuperare da una situazione di svantaggio, mentre ultimamente li abbiamo visti sempre che o prendevano vantaggio dall'inizio e quindi riuscivano a chiudere la partita in positivo, oppure tendevano forse un po' a lasciarsi andare dalla frustrazione magari del trovarsi indietro. Questa volta li abbiamo visti in difficoltà, partire bene, andare in difficoltà e poi tornare addirittura su, fino a vincere. Contro una composizione appunto difficile da arginare. I Mad hanno sicuramente draftato in maniera interessante e particolare anche all'interno di questa nuova patch, con questo forte potenziale di dive, questa Vi con Talia a seguire i suoi all-in, con Chasey con le sue supreme, con una Samira a D-Carry addirittura, qualcosa che vediamo molto più spesso, diciamo, nella personalità, nell'individualità delle leghe regionali, del nostro PG Nuts, di squadre aggressive come abbiamo visto magari Desire, che possono avere quelle preferenze individuali, ma che raramente vediamo nei grandi nomi delle grandi squadre a ricercare, diciamo, un'aggressività più creativa, un rischio anche più grande per i Mad, perché è una composizione che porta con sé il rischio che ne consegue, come si è visto in quest'ultimi teamfight, si è visto in maniera molto, molto chiara. Però sono comunque contento di aver visto i Mad Lions, diciamo, lottare a testa alta fino alla fine. Li abbiamo visti una squadra abbattuta, li abbiamo visti una squadra messa in difficoltà dalla serie di sconfitte, dalla pressione sempre più grande di un formato che da questo punto di vista l'abbiamo ripetuto molte volte, l'hanno ripetuto anche i ragazzi, non perdono. Le sconfitte si accumulano e sono devastanti. Non puoi permetterti di perdere troppo. Già il fatto di aver chiuso la regular season con una lose streak di 5 partite e comunque essersi qualificati al group stage non è niente da dare per scontato. Poi il group stage purtroppo è stato letale per i Mad Lions, che abbandonano così il Summer Split, ma fortunatamente, avendo vinto lo scorso, saranno comunque in quella season finals. Hanno il tempo, hanno qualche settimana adesso per ricostruirsi, rimettersi in sesto, cercare di mostrarci la miglior versione di loro in vista di quella season finals, in vista di quel campionato che finalmente porterà delle best of five più consistenti, il tentativo di qualifica per il mondiale e la grande finale LAN dell'LEC a Montpellier. E a tal proposito, prima di lanciarci anche per la prossima serie, voglio ricordarvi che, nel caso vi foste persi la notizia, abbiamo anche la finale LAN per il PG Nationals, il campionato della Lega Regionale Europea italiana, quindi il campionato nostrano, avrà la sua finale il 5 di agosto a Milano, finale LAN dal vivo. Venite, ovviamente, se potete permettervelo, se siete in zona, punto esclamativo finals, avete visto dalla grafica il comando in chat, per ricevere maggiori informazioni, perché è un po' di tempo che in Italia non abbiamo, nel nostro campionato italiano, un evento così, e è stato chiesto a gran voce. Non vedo l'ora di vedere una bella sala piena di fan e di giocatori di addetti ai lavori. E nell'aspettare che arrivi questo fatidico giorno, noi ci prepariamo, perché sta per arrivare KOI contro Heretics, anche se ci piacerebbe molto vedere
i Fanatic giocare di nuovo, ma li lasciamo riposare Bam, per subito. la prossima. Ma sì, no, adesso ora subito di nuovo per vedere se ve lo meritate veramente. Questo è adesso, perché sembra poi facile. Fanatic invece, proprio tipo come quando la prof ti interrogava e dicevi: ok, basta, senti, già è andata veramente male, adesso mollami per un po'. E il giorno dopo voglio proprio vedere se ti sei preparata, vero? Per Vero, Fanatic? confermare il voto, Per vediamo se. Non confermare. è che adesso soltanto perché ti ho chiamato la scorsa volta allora non studi Adesso più. No, poi no, 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 no. sistemata, smetti di studiare, io lo so, Fanatic, non smettete di studiare, mi raccomando, preparatevi perché nelle prossime giornate ci sarà dell'altro lavoro per voi per mantenere questo vantaggio. Noi ci prendiamo una piccola pausa, studiamo anche noi, poi contro Heretics per la prossima serie.